Thank you.
Buongiorno, benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi per me è venerdì 10 febbraio. Come avete visto, stamattina ero già con le mani in pasta e diciamo che ho voluto preparare anche qui su questo canale una ricettina di San Valentino per voi. E ho fatto appunto dei biscottini con la marmellata di fragole. E secondo me la marmellata di fragole è perfetta perché appunto è rossa e quindi è proprio il colore di San Valentino. E quindi vi consiglio quella di utilizzare. Comunque ho preparato questi biscottini, ho fatto la pasta frolla io la faccio sempre con l'olio di semi e non utilizzo il burro, anche se con il burro è più buona, però mi piace farla così. E vi ho fatto vedere questa ricetta della pasta frolla tantissime volte anche su Una favola in cucina. E comunque ho utilizzato due uova, 100 g di zucchero, 80 g di olio di semi, 8 g di lievito per dolci e 400 g di farina 00. E poi io ci metto sempre un pizzico di sale perché secondo me ci sta molto molto bene. Comunque vi lascio tutto scritto giù in descrizione. Quindi questo fine settimana abbiamo la colazione e sono veramente buonissimi e sono anche molto molto carini, mi piacciono un sacco. E in caso giù in descrizione vi lascio anche le ricette che ho fatto durante gli anni sull'altro mio canale, su Una favola in cucina, e così potete prendere spunto. Avevo fatto, mi ricordo, anche i baci perugina. Erano buonissimi, veramente, sembravano l'oro. Sono tentata di farli, però troppe cose. Mi sa che per quest'anno non li farò. Però sono veramente buoni e facilissimi da fare. Non servono gli stampini, niente. E quindi sono veramente semplicissimi. Comunque, niente, adesso vado a preparare il pranzo perché tra poco arriva mio marito, che oggi è venerdì. E faccio la pasta ai quattro formaggi. Mi sa che ve l'avevo già detto nello svuota la spesa dello scorso video. Quindi niente, adesso mi metto a prepararla, ma prima vi devo far vedere una cosa che secondo me avrete già intravisto. Allora, vi faccio vedere la new entry, un'altra pianta, però stavolta, cioè questa è vera. L'abbiamo presa da Ipercop e l'abbiamo pagata soltanto 20 euro, cioè pochissimo, perché comunque è una pianta abbastanza grande. E allora, questa è la sterlizia, mi sembra che si chiami così, e ho visto che è una pianta tropicale, quindi ha bisogno di umidità, infatti andrò magari a vaporizzare l'acqua sulle foglie e perché per giusto dovrebbe stare in una zona umida. La nostra casa è completamente secca, cioè non abbiamo problemi di umidità noi, assolutamente, anzi il contrario, perché a volte l'aria è troppo troppo secca, infatti non abbiamo proprio problemi di muffa, per fortuna. E quindi è una pianta tropicale, quindi almeno vado a spruzzare, a vaporizzare, diciamo, l'acqua sulle foglie. Però ovviamente è una pianta che può stare in casa, l'importante è che le arriva la luce e qui comunque sta bene perché arriva parecchia luce. Comunque speriamo di riuscire a mantenerla, speriamo bene, perché quando ho letto questa cosa che ha bisogno di umidità, è abbastanza, cioè l'aria non è una casa umida, per fortuna, meno male, perché mi ricordo nell'altra casa, nella casa in affitto, avevamo sempre, sempre problemi di umidità, ma qui tantissime persone hanno problemi di umidità, infatti quando noi diciamo questa cosa non abbiamo assolutamente problemi di umidità, tante persone non ci credono perché già qui in pianura è molto molto umido, però no, non abbiamo assolutamente problemi. Cioè io cucino e non sapete quando magari c'è umidità, si appannano i vetri oppure sulla cucina si formano tutte quelle goccioline d'acqua. Io qui proprio zero. Cioè, anzi, ho dovuto mettere gli umidificatori nei termosifoni con l'acqua, però non abbiamo assolutamente problemi, che è una fortuna perché ogni volta pulire quella muffa, cioè, era un casino, veramente un casino.
Però, meno male. Comunque, vado a cucinare. Fatemi, cioè, se avete qualche consiglio sulla pianta, mi raccomando, sono ben accetti. E vado a cucinare e ci vediamo dopo. Allora, eccoli qua, i biscottini. Sono venuti davvero carini, dai, mi piacciono molto. Allora, come avete visto, ho formato prima le palline che devono essere più o meno grandi quanto una noce, diciamo. Poi sono andata a schiacciarli con un bicchiere e aiutandomi con due cucchiaini ho formato il cuore. Diciamo che è molto semplice. Quindi, e poi sono andata a mettere la marmellata. Ho utilizzato, come vi dicevo, la marmellata di fragole, così almeno, rossi sono più carini. Poi, li ho cotti a 180 gradi per 10 minuti circa. E quando li ho sfornati, sono andata a mettere, un po' di zucchero a velo. Non vi preoccupate se lo zucchero a velo va anche sopra il cuore, perché dopo un po' si toglie, come potete vedere, dato che la marmellata lo assorbe. Quindi dopo un po' si toglie, quindi così almeno sono più carini. E basta, mi piacciono molto. Allora, io sono ai fornelli. Allora, qui ho messo l'acqua per la pasta. Vado ad utilizzare questo formato di pasta. E allora adesso faccio cuocere la pasta, poi qui in padella ho messo i formaggi, allora il gorgonzola che secondo me nella pasta ai quattro formaggi non può mancare perché è buonissimo, ovviamente deve piacere perché comunque ha un gusto abbastanza forte. Poi sono andata a mettere il mascarpone perché ce l'avevo in frigo e quindi lo voglio consumare. Perché domenica scorsa ho fatto il risotto con pomodoro e mascarpone, non vi dico la bontà, cioè era buonissimo, cremosissimo. Sono andata a fare un semplice risotto con il pomodoro e con la passata di pomodoro l'ho fatto e poi a fine cottura ho aggiunto 2 cucchiai di mascarpone, un po' di formaggio grattugiato, burro e non vi dico la cremosità, cioè era veramente buonissimo. E quindi lo vado a mettere anche qui in questa pasta. Poi vado a mettere anche questo formaggio, due fettine, circa 2 fettine. E poi come quarto formaggio metto il parmigiano grattugiato poi sopra a fine cottura nella pasta. Allora, eccolo qui. Adesso faccio sciogliere tutti i formaggi e aggiungo anche qualche goccino di latte per rendere il tutto più liquido, diciamo. E poi quando è cotta la pasta la ripasso un attimo in padella e vediamo un attimo come viene. Allora, ecco qua, ho aggiunto anche il latte perché mi piace aggiungerlo così viene un po' più cremoso. E adesso comunque è liquido, ma tra un po' si addenserà. Quindi adesso mescolo per bene e vediamo un po' come viene. Allora, la consistenza è questa. Poi aggiungo la pasta, ovviamente adesso aspetto che si cuoce e mescolo il tutto. Non ho aggiunto olio qui in padella. In caso ne metterò un filo d'olio lo metterò poi a crudo quando impiatterò la pasta. E metterò anche un po' di pepe perché ci sta bene.
Tac. Guarda che sei carina. We only need the two of us together. 'Cause we got love. Rieccomi. Allora, siamo tornati a casa da poco, siamo andati a mangiare la pizza, come avete visto, e nel frattempo ho fatto andare la lavastoviglie perché avevo tutti i piatti del pranzo e non sapevo che restavamo a mangiare fuori, altrimenti l'avrei fatta prima, però vabbè, la faccio adesso perché almeno la sera si paga di meno, quindi io di solito la faccio sempre, se posso, sempre la sera. E raccolgo tutti i piatti, diciamo, dalla mattina fino alla sera e poi la faccio andare la sera. Comunque, siamo andati a fare merenda prima di tutto con un pezzettino di torta Sacher, era piccola ma era buonissima. E poi siamo andati a fare un giro, se vi ricordate, per quel famoso progetto delle barre in legno che vogliamo mettere qui dietro al divano. E perché siamo convinti di metterle, però vogliamo un attimo, abbiamo fatto dei giri per vedere, perché il problema è cioè al soffitto si possono fare buchi e quindi si possono fissare al soffitto, il problema è fissarle nel pavimento, perché non vogliamo assolutamente bucare il pavimento, perché se per caso qualche giorno vogliamo toglierle e poi ci rimane il pavimento bucato. E quindi siamo andati per vedere se c'è qualche soluzione, mio marito girava insomma per trovare qualcosa. E siamo andati sia da Leroy Merlin e sia da Hobby al Legno. Da Hobby al Legno devo dire che ci sono molte più cose e quindi mi sa che prenderemo tutto lì, però non faremo, cioè non le metteremo adesso, ma le metteremo poi in primavera, perché adesso con il freddo è un po', cioè non abbiamo tantissima voglia, magari in primavera è più, si ha più voglia, ecco, quindi rimanderemo poi in primavera questo lavoro, perché comunque è un lavoro che richiede un po' di tempo, dobbiamo vedere se verniciare le barre, insomma si devono fare un po' di cose e comunque piano piano lo faremo. Siamo convinti di metterle, quindi non vedo l'ora ovviamente. Comunque, niente, io adesso vi saluto, chiudo con questo video, così vado a struccarmi, mi metto sul divano. Adesso preparo anche la tisana, quindi vi saluto, vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo mercoledì con un nuovissimo video. Se vi va, vi aspetto come sempre giù nei commenti. Ciao!